Allora, buongiorno, grazie della vostra presenza. In relazione a quanto accaduto nella giornata di ieri nella città di Napoli, vorrei partire dalla sottolineatura di questo dato, che se le parole del Presidente del Consiglio di ieri, Matteo Renzi, corrispondessero, come ci auguriamo, a verità, noi ci troveremmo di fronte a un risultato molto importante per la città di Napoli. Ci farebbe fare un balzo enormemente in avanti, perché finalmente si è annunciata, anche con una considerevole iniezione di risorse pubbliche, l'inizio della bonifica di Bagnoli. Si cita addirittura perché da quello che era emerso fino a ieri sembrava esattamente il contrario, poi vedremo alcune considerazioni, che Vezio De Lucia e quello che ha messo in campo non si tocca, si parla di rimozione della colmata, si parla di piano del comune. Bene, allora se tutto questo è vero, è esattamente più o meno, non vado per le lunghe, il risultato della lotta che il comune di Napoli ha messo in campo in questo tempo. La bonifica, sappiamo che i governi, quindi non solo il governo Renzi, perché è un sito di interesse nazionale, lo ripetiamo ancora una volta, la bonifica la deve fare il governo. E siccome per tanti anni, ciò non è stato fatto, molti dimenticano un atto che è un po' il centro di tutto quello che è accaduto durante questo periodo. Il 3 dicembre del 2013 il sindaco in carica del comune di Napoli, della città di Napoli, ha emesso un'ordinanza. Perché l'abbiamo emessa? Perché ci rendevamo conto che la bonifica non partiva e c'erano dei responsabili di quell'inquinamento. L'ordinanza non nasce nottetempo all'improvviso. L'ordinanza è stato frutto di un lavoro degli uffici del Comune di Napoli. Infatti oggi non sto parlando come Luigi De Magistris, esponente politico, sto parlando di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, che rappresenta la posizione dell'intera amministrazione su questo tema, non è la posizione del sindaco. Lavori fatti da ufficio ambiente, urbanistica, pianificazione, paesaggio, avvocatura, gabinetto, direzioni generali. Un'ordinanza complicata, senza precedenti, che ha individuato i soggetti inquinatori. Quello è stato un terremoto politico-istituzionale, perché è andata a individuare i due principali responsabili dello scempio, che si chiamano Fintecna e Cementir. Bene, hanno impugnato quell'ordinanza in tutte le sedi, come è giusto che sia in un paese democratico, e si deve aspettare la sentenza definitiva. La sentenza definitiva c'è stata, quell'ordinanza era fondata. Chi ha inquinato deve risarcire e deve bonificare. Siccome noi non siamo isolati, ma dialoghiamo con il governo e con tutte le altre istituzioni, qualcuno di voi ricorderà, perché era anche presente, comunque i giornali ne diedero ampio risalto, che il 14 agosto del 2014, esattamente quasi 2 anni fa, pensate un po', fu firmato un protocollo a Bagnoli, dove noi volemmo fortemente quella firma sulla bonifica. Noi ci impegnammo a fare il piano che abbiamo fatto e che ieri il Presidente del Consiglio dice sostanzialmente bene il piano del Comune. Altro che istituzioni tradite, altro che istigatori alla violenza. Mi sembra che rispettiamo i patti, siamo da questo punto di vista corretti. Il Presidente del Consiglio nulla ha fatto con riferimento a quel patto. Anzi, chiedo scusa col flash per favore. Anzi, dopo alcuni giorni ha messo in campo un decreto legge completamente inaspettato che cancellava quell'accordo che prevedeva la stipula di un accordo di programma per semplificare le procedure, e va a cancellare la Costituzione attraverso un decreto legge d'urgenza
cancella il comune, cancella la giunta, cancella il sindaco, cancella il consiglio comunale, cancella la città e nomina un commissario, urgentissimo, decreto legge, in pieno agosto. Io mi ricordo quel giorno, mi trovavo su una spiaggia, era fine agosto, faccio 7 giorni di vacanza, combinazione quel giorno stavo in vacanza, stavo col costumino. Chiamai il sottosegretario Delrio, dissi: Graziano, ma che sta succedendo? Ha detto: devi parlare col Presidente del Consiglio. Decreto legge è passato, sblocca Italia, Presidente del Consiglio. Vallo a pescare il Presidente del Consiglio, è stato impossibile. Non l'abbiamo trovato. Abbiamo trovato il decreto legge. Talmente urgente che il giorno dopo noi cercavamo la nomina del commissario, perché decreto urgente, decreto legge, urgenza, cancellazione della Costituzione, eliminazione del sindaco di Napoli, nuovi poteri oligarchici sulla città, il giorno dopo ci sarebbe stata la nomina del commissario. Nomina del commissario che avviene dopo 1 anno e mezzo. Quindi l'urgenza già è svanita. Ma soprattutto oggi ci chiediamo, se il Presidente del Consiglio pensa veramente quello che ha detto ieri, ma che bisogno c'era del commissario? Cioè lui ha detto le cose che abbiamo detto noi. E ricordo, e apro e chiudo una parentesi, 4 commissariamenti della nostra regione, 4, giusto per sottolineare l'estrema bontà che hanno prodotto i commissariamenti nella nostra regione, nel nostro paese, e la grande opportunità per l'interesse pubblico. Primo commissariamento fu dopo terremoto, non voglio andare troppo lontano e sappiamo come è andata a finire. L'altro commissariamento è l'emergenza rifiuti, che abbiamo superato noi senza un euro con quelli che si chiamano i poteri ordinari, e poi vabbè, abbiamo i commissariamenti sempre fatti dalle stesse persone sulla sanità e sui trasporti della nostra regione. Quindi se Renzi dice quello che ha detto ieri, ci deve spiegare a questo punto il commissario a che servire. Noi ci rendiamo conto, perché proviamo a metterci anche nei panni altrui, che Renzi oggi non può dire di aver sbagliato col commissariamento, però almeno deve dire una cosa: se noi non avessimo avuto la posizione ferma e dura, leale, corretta, determinata e forte di questo 1 anno e mezzo, che cosa avrebbe prodotto il cambiamento tra la norma originale dello sblocca Italia, abuso di potere, commistioni senza precedenti tra presunto interesse pubblico e interesse privato predeterminato, soggetti inquinatori che escono dalla porta e entrano dalla finestra, commissariamento, interessi Invitalia, Fintecna, cancellazione della democrazia, a quello che dice ieri: Colmata, De Lucia, viva il comune, tutto a posto, non c'è pericolo, evidenza pubblica, cioè che è successo? Allora, o la nostra lotta è servita a qualcosa, e io ne sono assolutamente convinto. Adesso dobbiamo capire se però le dichiarazioni di ieri corrispondono al vero, perché cito giusto un paio di contraddizioni, diciamo una un po' più leggera e una un po' più profonda. La prima è che lui qualche settimana fa ci ha detto che a luglio avremmo fatto il bagno a Bagnoli, poi magari qualcuno l'ha consigliato un po' meglio, forse anche il nuovo sottosegretario napoletano che ha nominato alla giustizia, ha detto magari cita De Lucia, magari dici che proprio a luglio sarà difficile fare il bagno, perché per quanto possiamo essere rapidi c'è bisogno un po' di... Ieri ci dice che la fine della bonifica sarà il 2019. Bene, basti che cominci, questo è il dato. Il secondo sono, se lui ieri ci dice nessuna cubatura di cemento in più, nessuna modifica del piano regolatore, nessuna altre cose, le slide che cominciano a circolare stamattina ci dicono tutt'altro. Ci dicono strutture in cemento che iniziano a sorgere su Nisida, fuori l'area dal Sider, fuori area SIN, l'ex area NATO l'abbiamo salvata noi con quell'operazione comune di Napoli, insomma l'accerchiamento mi sembra che è evidente. Quindi noi non crediamo finora a quelle parole. Se alle parole seguono i fatti, io sarò il primo a convocare, a invitare i giornalisti nel mio ufficio e dare atto al Presidente del Consiglio di aver invece cambiato idea. Anche a noi è capitato di fare autocritica quando certe volte abbiamo sbagliato nella gestione della nostra città. Noi abbiamo difeso la città, siamo, non sono, siamo, non come plurale maiestatis, ma come amministrazione, contro la violenza, per la difesa della Costituzione, senza se, senza ma, e la difesa della Costituzione si fa anche con la lotta, come voi ben sapete,
sono in questo caso persona che ha prestato giuramento alla Costituzione Repubblicana da magistrato il 1° dicembre 1995 e continuo a prestare quel giuramento nel mio cuore e nella mia mente, quindi respingiamo con fermezza l'accostamento indecente che è stato messo in campo in queste settimane tra la lotta in difesa della città, della Costituzione, della democrazia, degli interessi collettivi, del lavoro, della libera impresa, dei giovani e della nostra città con l'istigazione alla violenza. Chi lo fa o siede in quei luoghi in cui menti raffinatissime mettono in campo strategie di questo tipo o è semplicemente un bugiardo, ma non ci interessa. Questo tipo di campagne politiche e mediatiche ci incoraggiano molto. E poi io, prendendo le distanze come sempre da ogni episodio di violenza, il primo episodio di violenza è la violenza istituzionale che voglio citare nella gerarchia delle violenze, che è stata messa in campo in questo caso, voglio dire che io ringrazio la mia città, la nostra città, ringrazio i napoletani, che se non avessero messo in campo le azioni che hanno messo in campo in questi anni, a cominciare dalla spiaggia pubblica, che viene approvata dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, soprattutto grazie a una grandissima petizione popolare partita proprio da Bagnoli. Guardate un po', Bagnoli, la prima richiesta che fanno i cittadini di Bagnoli è la spiaggia pubblica libera. Pensate un po' questa città come sta avanti. Non vanno col cappello in mano a chiedere il lavoro, che è un diritto. Quindi io ringrazio, perché se non ci fossero stati i movimenti, gli studenti, le associazioni, i comitati, i centri sociali, i disoccupati e chi più ne ha più ne metta, l'energia vulcanica che comunque ci appartiene, perché non abbiamo bisogno di essere sollecitati, ma noi non avremmo raggiunto l'obiettivo che è stato raggiunto in questi anni. Allora non passerà il tentativo di dividere la città. Noi sappiamo perché il segretario nazionale del Partito Democratico è venuto a Napoli. E dico prima segretario nazionale del Partito Democratico e poi presidente del Consiglio. Perché noi non l'abbiamo visto in questi anni. Una volta qualcuno ha avuto il privilegio di intravederlo di nottetempo con un elicottero che andava a Latitec a trovare lettieri, ma noi non apparteniamo a questa categoria di privilegiati. Per il resto l'abbiamo invitato più volte, ma non lo abbiamo visto. Se fosse venuto come Presidente del Consiglio, probabilmente, anche solo per curiosità, del resto nella mia lettera, dopo tante telefonate che non vi sto a raccontare, l'abbiamo cercato in tutti i modi, non ci sono riuscito a contattarlo, beh, forse con la mia lettera, insomma, 5 minuti in prefettura, 10 minuti da qualche parte, è andato al mattino, è andato al ristorante, è andato in pizzeria, si è visto in prefettura un'ora con Bassolino, è venuto a fare campagna elettorale, mi sembra evidente. Non si parlava d'altro che delle primarie del Partito Democratico, dell'euro / Fiorino, che ha interessato, visto che lui è toscano, quindi ci allarghiamo, passiamo dall'euro di Tonino Borriello al Fiorino che ha contraddistinto le primarie del Partito Democratico. Le ha cancellate, perché lui poi mediaticamente bisogna riconoscere che è un bravo comunicatore. È venuto qua per quello. Ed è venuto qua a dire una grande bugia, innanzitutto, di cui si assume la responsabilità politica, che lui interviene perché noi in 5 anni abbiamo dormito. Bene. Sa di dire il falso. Perché noi abbiamo l'elenco, e lui lo sa perfettamente, di tutte le cose che abbiamo fatto. E lui una cosa deve fare. È la bonifica, lo sa perfettamente. E noi fino ad oggi continuiamo a collaborare con gli uffici del Ministero dell'Ambiente, grazie a Del Giudice, con tutto l'incartamento necessario per le caratterizzazioni, per i carotaggi, per tutte le attività necessarie prodromiche alla bonifica. Poi lui dice che interviene e sblocca tutto. Anche qua aprirei una parentesi. Dipende come sblocchi, perché Bagnoli la sblocchiamo rispettando la Costituzione, pure in Basilicata ha sbloccato, tutti sbloccano, cioè ci sta anche chi sblocca attraverso le corruzioni, pure le mafie sbloccano i lavori certe volte, ma noi siamo interessati a vedere sbloccate le cose diversamente. Sblocchiamo stile Napoli, che è lo stile della difesa della Costituzione, esiste il Comune, esiste la Regione, esiste il Governo Nazionale,
Perché non ci chiama? Voi siete testimoni, sono 2 anni che stiamo dicendo questa cosa, però un pochino pochino ci arriviamo, Io sono molto fiducioso, perché ieri abbiamo fatto dei passi in avanti enormi, perché noi non possiamo che credere che le cose dette si faranno, e quindi siamo fiduciosi. Beh, anche così, plasticamente, anche l'incontro in prefettura con Bassolino, così, sarà una partita di Bagnoli di questa portata, un sindaco che difende la posizione, una città, ma insomma, ma vogliamo fare un incontro con l'amministrazione comunale? Lo so che lui è allergico alla democrazia, perché ieri ha detto lui va d'accordo con il 99% delle istituzioni e della politica del nostro paese, non so chi sia quell'1% contrario, ma viva Dio, se fosse così, manca lo Schwitzer, fammi sentire quello che dice l'uno rispetto ai 99, magari potremmo anche noi imparare e ci accodiamo ai 99, facciamo la carica dei 101, ci mettiamo anche noi e andiamo dietro al pensiero unico dominante del nostro paese. È insofferente, mi rendo conto. Speriamo che la pizza di ieri sera con la Valente vale a qualcosa. Non lo so, la pizza napoletana sono buone, può essere che le illuminano, se la digestione è stata buona. È insofferente, come insofferente ai magistrati. Poi ha fatto un attimo marcia indietro, ma è chiaro che l'indagine, anche stamattina leggevo delle intercettazioni, la Guidi sta in cabina di regia, su quella seggiola dove lui dice che io mi dovrei sedere, tenate la seggiola, perché in cabina di regia io non ci vado, perché a una cosa tengo nella mia vita e teniamo alla nostra vita, di non essere complici di operazioni immorali, oltre che illecite, quindi là noi non ci sediamo, non ci sederemo mai, mai, anche se cambiano qualche soggetto, trovarsi in astasi di fronte nella vita, meglio stare in mezzo alla strada della nostra città con tanta gente che non ha potere rispetto a queste persone utili a tutte le stagioni, non ci interessa. È insofferente all'inchiesta, leggiamo come si muovono, no, leggiamo stamattina dai Padoan al Ministero dell'Economia, lo voglio dire perché il Ministero dell'Economia, cioè una brevissima riflessione, il Presidente del Consiglio non si è limitato a Bagnoli, ci ha provato a commissariare questa città, gli è andata male. E ha usato proprio i mezzi della legalità formale attraverso le articolazioni che stanno venendo fuori anche dall'inchiesta della Basilicata. Noi non ci faremo piegare. Bene, poi vuol dire che qualche dialogo col governo utile lo sappiamo costruire, perché se ieri il Presidente del Consiglio cita Scampia, ecco, Scampia, esempio di democrazia partecipativa. Lui ieri dice, e di questo ne sono contento, se va a compimento, mi sto interessando della questione di Scampia. La questione di Scampia è importante perché il lavoro che si sta facendo Comune di Napoli, Dipartimento dell'Università di Napoli, Architettura, Comitato Pile, con il governo, e lui ieri l'ha citato. Bene, questo può essere un segno concreto per dimostrare che noi siamo per la cooperazione totale tra istituzioni nel rispetto delle reciproche autonomie. Siamo per la libera impresa. Sfatiamo queste due altre considerazioni. Il sindaco è la città isolata. Noi non siamo isolati. Isolati dal sistema, in cooperazione con le istituzioni, autonomi. Siamo per le iniziative private libere. Il sindaco di Napoli e questa amministrazione non sono contro i privati. Anzi, se i privati sono liberi, sono onesti, investono con correttezza, non creano commistioni opache con i poteri pubblici, ben vengano. È chiaro che Bagnoli si realizzerà anche col contributo della nostra città, e la nostra città è piena di iniziative libere, forti. Ci fa anche piacere che il Presidente del Consiglio, finalmente, perché l'avevamo sollecitato più volte, si sia accorto che Napoli è tornata a essere attrattiva. Bene, bene, perché il suo partito ce l'aveva consegnata sommersa di rifiuti, senza un turista, e nessun privato voleva investire, c'erano solo i prenditori, un po' di prenditori c'erano, per la verità ci sono ancora, infatti bisogna continuare nell'opera di bonifica da questo punto di vista dei prenditori. Per il resto si è accorto che Napoli è piena di turisti, sta dicendo che vogliono investire tutti a Napoli. Beh, io credo che se tutti vogliono investire a Napoli, come credo, evidentemente qualcosa è accaduto in questi 5 anni a Napoli. Evidentemente questi pericolosi sovversivi che si agitano nella nostra città, che sono i napoletani sparsi, senza soldi, senza nulla, con strangolamenti finanziari continui,
con un governo che ha tentato in tutti i modi di farci cadere. Ma chi è veramente una potenza questa città? È un vulcano, è un vulcano. Se ne è accorto Apple, se ne è accorto Amazon, tutti, dalle universiadi. Bene, se ne è accorto anche Renzi, che ieri durante l'intervista al Forum Mattino si aggirava dicendo: ma vi rendete conto, ma vi rendete conto? Ogni tanto parlava come se stesse spiegando a noi Firenze. Cioè, io vorrei ricordare al Signore, lui parla a Napoli. Forse lui adesso sta incominciando, attraverso Gennaro Migliore, a capire un attimo che cosa Napoli è diventato. Dico Gennaro Migliore perché prima non, vedo che, perché prima veramente non aveva manco, sapeva manco magari Calò se stava a Piazza San Nazaro, o piuttosto che Napoli si trova al centro del Mediterraneo. Siamo a questi livelli. Adesso comincia a avere qualche nozione. Oggi parla di Vezio De Lucia. E io gli ricordo che Vezio De Lucia, che lui cita come suo supporter praticamente, dice: io farò come Vezio De Lucia. Come Vezio De Lucia. Bene, Vezio De Lucia dice testualmente: l'articolo 33, che in Parlamento non fu molto osteggiato manco dall'opposizione, che magari era un po' distratta nel spartirsi qualche nomina all'interno del Parlamento, ma lasciamo perdere. L'articolo 33 è chiaro: comanderanno in Vitalia la grande proprietà immobiliare come Fintecna e Caltagirone, i costruttori, le banche, la cabina di regia di Anastasi e un comitato per spartirsi affari e territori. Ma su Bagnoli la città non deve essere ascoltata, deve decidere. Vezio De Lucia, che lui ieri cita come un baluardo. Se Vezio De Lucia è un baluardo, Renzi deve ammettere che l'articolo 33 è un corpo di reato. Quello che noi abbiamo detto, non adesso, dopo l'indagine della Basilicata, esattamente più o meno eravamo gli stessi, qualcuno di voi diverso, noi eravamo credo più o meno gli stessi, c'era il maestro Pisco, il vice sindaco, l'assessore Fucito, eravamo più o meno questi qua. Dicemmo esattamente questo, ma non è che un anno e mezzo qualcuno ha detto: ma il sindaco ha bevuto l'acqua pubblica, ABC, o prima di dire quelle cose magari era andato a fare una cena anche lui da Calò, non insieme alla Valente, ma magari insieme a qualcun altro. Siamo sobri, diciamo quello che pensiamo, e quando uno dice quello che pensa, la coscienza pulita, le mani pulite, si assume la responsabilità politica, istituzionale, amministrativa, giuridica, penale, civile, basta, di quello che dice. Questo è, punto. Non siamo isolati, collaboriamo, siamo qui a disposizione vostra per ogni domanda che ritenete opportuno farci. Io sono molto soddisfatto, molto carico, perché la giornata di ieri ha dimostrato che la lotta di questi anni è stata una lotta dura, efficace, importante, che ha ridato una grandissima dignità alla nostra città. E quindi Bagnoli la sbloccherà Napoli, non verrà sbloccata con lo sblocca Italia e non verrà sbloccata con i metodi oligarchici di questo governo, che non ha tra l'altro nessun tipo di legittimazione democratica. Domande, grazie. Due domande in una, ma brevi, perché sono conseguenze l'una dell'altra. Uno, vorrei in qualche modo mi risolveste un'ambiguità che deriva, un'ambiguità di sentimento, diciamo, che mi deriva dal discorso. Cioè, prevale la positività per il risultato raggiunto o lo scetticismo, perché gli atteggiamenti conseguenti possono essere diversi? E questa è la seconda parte. In ragione di quale di questi due sentiment prevalga, si può ipotizzare che torniate quantomeno a verificare e a discutere in conferenza dei servizi anche in presenza del commissario e continuate a rimanere legittimo, ovviamente? Grazie Fucillo. Devo dire la verità, prevale, l'ho detto adesso, prevale la positività. Cioè, nel senso che noi pensiamo di aver raggiunto un grande risultato ieri. Se poi lei mi chiede, lei crede al Presidente del Consiglio, non è un'ambiguità, sono i fatti che mi fanno assumere una posizione, diciamo, per usare un termine che viene usato certe volte nella procedura penale, di legittimo sospetto, che quello che lui ha detto non accada, anche per la tempistica con cui è arrivato nella città di Napoli. Però noi dobbiamo lavorare perché ci sia al più presto un incontro tra il sindaco di Napoli, il presidente della regione e il presidente del Consiglio dei Ministri, che non può avvenire in cabina di regia. Del resto vedo che anche altri in queste ore stanno sottolineando che il Comune di Napoli non ha nessuna responsabilità in materia di bonifica
è che il Presidente del Consiglio deve avere un incontro col Sindaco di Napoli. Poi ci sono i luoghi che non sono la cabina di regia, nei quali noi andremo, sia ben chiaro. Noi il piano, Fucillo, vorrei ricordare a lei e a tutti voi che noi il piano l'abbiamo mandato comunque in cabina di regia. La prima volta l'assessore Piscopo andò in cabina di regia, nonostante noi non consideravamo quel luogo assolutamente idoneo, perché volevamo anche vedere, e ci siamo resi conto che quello che vedevamo era qualcosa che corrispondeva a quello che non ci piaceva. Quindi in cabina di regia non ci sarà mai nessuna condizione perché noi possiamo entrare in quel luogo. In altri luoghi istituzionali previsti dalle, diciamo, nell'ambito del rispetto dei poteri costituzionali, noi ci saremo con la nostra posizione e con l'umiltà di ascoltare con grande attenzione le posizioni altrui, perché noi non abbiamo la presunzione di ritenere che il nostro piano sia un piano perfetto. E attenzione, il nostro piano, come dire, tra virgolette, è negoziabile nell'ambito della difesa del paesaggio, del territorio, dell'urbanistica, del mare, della bonifica e quello che è. Però se qualcuno fa delle belle proposte, ben vengano. Cioè, per dire, Bagnoli merita anche un grande concorso internazionale di idee. Cioè, Bagnoli è diventato, anche grazie alla nostra lotta, è diventata una questione nazionale. Cioè, Bagnoli oggi è l'epicentro dell'antagonismo politico allo Sblocca Italia, antagonismo politico democratico, mi sembra evidente. Cioè, Bagnoli è stato dedicato addirittura un articolo. Voi pensate un po' in Basilicata che è successo per un piccolo comma sul patto di stabilità. Pensate all'articolo 33 che è stato. Ah, poi vorrei fare una domanda al Presidente del Consiglio da un anno e mezzo. Magari la faccio attraverso voi, sarò più fortunato. Se ci dice chi ha scritto l'articolo 33, grazie. Buongiorno Sindaco, volevo chiedere... Io penso che le riflessioni che ha fatto all'inizio sull'oggettività del cambio di posizione di Renzi, anche rispetto a quella della posizione del Comune, sia assolutamente corretta. Ieri però il Presidente del Consiglio ha scelto anche di venire a Napoli a visitare il quotidiano del gruppo Caltagirone, che sicuramente rispetto alla vicenda di Bagnoli è particolarmente interessato. Quindi su Bagnoli si fa come dice il Comune, si fa come dice Caltagirone, tutti d'accordo? Insomma, è un po' complesso immaginare che tutte le parti in campo, compresi gli imprenditori di quel territorio, siano proprio d'accordo dopo gli scontri degli ultimi mesi. Fino a chi protestava ieri in piazza, lei ha fatto tuo riferimento. Allora, per quanto riguarda il forum di ieri al mattino, vorrei fare una premessa sincera, non paludata. Anche qualora con alcuni di loro non condivido granché delle cose che scrivono in alcuni casi, di altri invece condivido anche parecchio, io ho grande stima per i giornalisti singoli, in quanto tali, del quotidiano principale della città che è il Mattino. Farei di tutto nella mia vita, e l'ho fatto nei momenti decisivi, per difendere autonomia e indipendenza dei magistrati e dei giornalisti. Detto questo, siccome questa amministrazione non desidererà mai avere una stampa, chiamiamola così, tra virgolette, a favore, paludata, consenziente, credo che in un paese democratico, se c'è una cosa che non va, c'è il diritto di critica anche da parte di chi fa politica o fa altri mestieri. A me ieri non è piaciuto il forum del Mattino, ma non il contenuto nel quale non entro proprio. Io pensavo fosse il forum col Presidente del Consiglio, allora, per carità, viene il Presidente del Consiglio, il principale giornale della città, invita il Presidente del Consiglio per fare un forum, poi possiamo discutere e vado alla seconda parte della domanda. Però quando mi trovo, non dico mezza Napoli perché c'era la stessa Napoli là dentro, diciamo, non era plurale, si parla di Bagnoli e non c'è il Comune di Napoli, non esiste il Comune di Napoli, dispiace, dispiace capire che evidentemente siamo allora veramente in campagna elettorale. Un ultimo tentativo forse di riposizionare qualcosa, non lo so. Poi vorrei completare, chiedo scusa, volevo completare, poi rispondo. Poi ieri, in questi anni ho imparato a comprendere che Renzi c'ha una grande qualità, che all'inizio è stata un po' sottovalutata, perché lui si è presentato come rottamatore. In realtà è un saldatore, uso un termine metalmeccanico, lui è un saldatore. Se vediamo, cioè, ieri in realtà lui ha provato a riunire quello del dicembre 2013.
Fintecna Cementir ieri sono ritrovati al Forum del Mattino. Fintecna governo, Cementir Caltagirone. E non è un attacco al quotidiano Il Mattino, io leggo da quando ho 7 anni, ed è il giornale della città. Noi siamo dispiaciuti che in piena campagna elettorale Il Mattino non inviti, ecco, rispondo anche a questa domanda, l'amministrazione comunale di Napoli. Io non credo che questo sia, ma magari anche una posizione dissensiva. Io dico, ritorniamo al 99%, dovete chiamare 20 persone, 19 viva Renzi, viva De Luca, viva Lettieri, come volete voi. Ma non il sindaco, perché il sindaco poi non è capace. Il maestro Piscopo, ecco, Piscopo che mi ha insegnato la rigenerazione urbana. Chiamavano Piscopo, andava là, avrebbe detto baggianate, Piscopo, perdona, avresti detto cose che nessuno capiva in città, ma almeno rimaneva traccia. Ma c'era stato un giornalista del Mattino che aveva detto, scusate, ma il comune di Napoli è presente. Trima la peste. Allora vuol dire che abbiamo toccato degli interessi e torniamo al 2013? Quando ho parlato di terremoto politico e istituzionale, bene, abbiamo toccato quegli interessi. E io mi auguro che all'interno delle redazioni di quel giornale si apra un dibattito nella città, come si apre al nostro interno, nella giunta, quando c'è qualcosa che non va, si apre il dibattito. Non è una dittatura, si apre il dibattito. Io vorrei un dibattito su quel forum. Mi pare che ho risposto, no? Legandomi proprio a questa parte finale delle sue parole, allora, ci sarebbe andato se l'avessero invitata? Assolutamente sì. Sarebbe andato al Forum del Mattino? Assolutamente sì. Ok. Un altro chiarimento. Lei è convinto dunque che Renzi abbia detto il falso su delle cose? Lei l'ha detto in più di uno... Cioè, ce lo conferma proprio, Renzi ha detto il falso perché non è vero che in 5 anni il comune di Napoli non ha fatto nulla per Bagnoli. Ha detto il falso, ha mentito sapendo di mentire, per fare una sintesi. Sembrano le domande quando c'è il pubblico ministero, confermi quello che ha detto, confermo. Allora, lo dico in un altro modo, in napoletano. Il Presidente del Consiglio, se vogliamo ritenere che compos sui, cioè nel senso che nel pieno delle sue facoltà intellettive, non può non sapere che la bonifica è compito del governo. Lo sa talmente bene che ieri l'ha detto lui. Quindi o è ritornato in sé ieri o l'ha sempre saputo. Cioè lui praticamente ha detto servo talmente tanti soldi che metterò, al mattino gli chiedevano quanto sarà, un po' di più, 200, 240, cominciava dai numeri. Lui lo sa che deve fare la bonifica. Qui non può dire il comune non ha fatto niente, perché il comune ha fatto delibera su spiaggia pubblica, ordinanza chi inquina paga, modifiche e accorgimenti sul piano regolatore, firma del protocollo, piano su Bagnoli, discussione nelle università, con gli ordini professionali, con i movimenti, con le scuole di Bagnoli, con le assemblee popolari, nella municipalità, siamo andati in consiglio comunale, siamo andati in giunta, eccolo qua. L'elenco, l'accordo di programma dell'aprile 2015, il lavoro dell'assessorato alla mia, abbiamo fatto tutto, per carità, perfettibile, sia ben chiaro, noi siamo perfetti, abbiamo fatto tutto. Allora lui lo sa perché le carte le mandiamo. Questo, quindi, quando dico, non posso non dire che è bugiardo quando dice quello, oppure devo ritenere che non lo sa. Però se non lo sa insomma è un po' grave, perché ha fatto bloccare ieri nella città, vieni qua e non ti informi. Cioè, ieri, diciamolo anche tutto, i napoletani hanno vissuto una giornata un po' particolare. Sono 2 anni che chiedo qualche poliziotto, qualche carabiniere e qualche finanziere in più nella nostra città. E il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che in genere è molto solerte, come quando mi trasferì immediatamente quando stavo chiudendo l'inchiesta Toghe Lucane, non mi fece mettere l'ultima firma, lui era ministro della giustizia, disse devi andare subito. È molto solerte, però in questo non lo è stato. Ieri però le ha trovati. Ieri noi eravamo pieni, però io dico questo. Napoli non è la fotografia di ieri. Napoli non è quella fotografia. Napoli è una città solare, tra 1000 problemi. Problemi di sicurezza, problemi di occupazione, problemi di disagio, problemi di devianza, problemi sociali. Ma Napoli non è quell'immagine che ci vuol far vedere il Presidente del Consiglio ieri. Non lo è. Siccome siamo in campagna elettorale, lui è sceso pesantemente in campo. Questo mi pare evidente, no? L'entrata di ieri è pesantemente in campo. Quindi diciamo, siccome ci sta una campagna elettorale, si va a votare. Lui ci ha invitato tutti quanti a ritrovarci a Bagnoli,
Ecco, potremmo lanciare questo appello. Lui ci ha invitato tutti quanti a ritrovarci sul mare di Bagnoli a luglio a farci il bagno. Quindi noi diremmo in napoletano hashtag stipendio per l'estate. Ci vediamo quest'estate e andiamo tutti quanti al mare col costumino e ci andiamo a fare il bagnetto. Perché noi la giornata di ieri, insomma, non è che si può ridurre al sindaco che ha istigato alla violenza, insomma, perché se vogliamo ritenere che questa è la città di Napoli, vuol dire che non si conosce proprio le dinamiche che stanno accadendo nella città di Napoli in questi ultimi anni. Sindaco, scusi, in merito proprio alla giornata di ieri, qual è il suo giudizio sulle polemiche che ci sono state in merito alla presenza di due assessori all'inizio del presidio in Piazza Dante? Noi siamo una squadra, devo dire anche coesa, finanche con sensibilità plurali e anche anagraficamente composite. Quindi non sono andati a titolo personale, non sono stati lì di passaggio. Noi siamo assessori e sindaco di strada, come voi sapete. Non usiamo altri mezzi di altro tipo. Quindi sono andati perché hanno ritenuto, come hanno scritto in un comunicato molto efficace, per dimostrare la vicinanza alle tante persone che in questi anni, in modo pacifico, non violento, forte, democratico, con grande sensibilità civile, hanno aiutato la città a diventare una città autonoma fuori dalle oligarchie. Gli assessori citati, come il sindaco, come tutti gli altri assessori, hanno posizioni assolutamente pacifiche e non violente. Quindi solidarietà a chi è rimasto ferito, siamo non violenti, ci darete atto che nello statuto del Comune di Napoli abbiamo fatto inserire dopo anni Napoli città della pace, fuori trovate uno striscione pace, insomma noi abbiamo mani pulite e mani di pace. Anzi, colgo l'occasione per dire che siccome le ragioni della giustizia in questa battaglia come in altre sono talmente grandi, talmente forti, che veramente non c'è proprio necessità di iscriversi, diciamo, tra coloro che pensano di esercitare strumenti violenti per far valere le proprie ragioni. Quindi su questo trovo molto grave che in modo subdolo si sia voluto insinuare la pericolosità sociale della presenza degli assessori Piscopo e Fucito all'inizio della manifestazione a Piazza Dante, che non hanno fatto certo un corteo, né mi risulta che Piscopo e Fucito siano persone che insomma utilizzino metodi violenti. Guardate, io li conosco da tempo, li guardate, sono persone... Poi lui mi ha insegnato la rigenerazione, guardate, vi voglio dire questo, lui per me è un mito, perché lui mi aveva fatto scoprire la rigenerazione urbana, che di un colpo il Presidente del Consiglio con lo sblocco Italia ha rovesciato, si è girata. E quindi io vivo questa, prima Fucito parlava di ambiguità, io vivo questa contraddizione, la rigenerazione urbana è quella che mi ha insegnato il Maestro Piscopo o è quella dello sblocco Italia? Questa è la domanda che io farei se potessi incontrare il Presidente. Guardate, io mi devo togliere il suspizio, devo incontrare un giorno, perché lui mi deve dire chi ha scritto l'articolo 33. Per quale motivo? Però questo è il giornalista, il Taraso, per la verità. Anche, grazie. No, magari se la vuole perché fare. Perché fa andare ai cortei gli assessori? E stamattina c'era una commissione cultura che parlava di progetti, di Bagnoli, e non ha fatto venire il sindaco, l'assessore preposto. Vabbè, questo poi andiamo. Grazie, consigliere dell'opposizione, grazie. La verità è che lei non fa mai nemmeno sul Bagnolo, carta conosciuta. È la verità. Ci sono altre domande dei colleghi, perché tenete conto che non facciamo a margini. Non ci sono a margini, per favore, che ci stiamo scappando. Potete fare tutto, non andiamo di fretta, mai come questa volta, non andiamo di... Anche una seconda domanda a Fucito, no, sta arrivando il microfono solo per la registrazione. Vabbè. No, la cosa è... sì. Passano a... Non lo lanciate. No, lasciate infine, perché la cosa è un po' tecnica e... Premetto, date le condizioni di dialogo, non so neanche se siete in grado di dialogo col governo in questa fase,
Sì, sì, ringrazio di dare una risposta, però è un particolare che a me incuriosisce e quindi vorrei esaminarlo con voi anche. I 270 milioni sulla bonifica, come si è detto, come dire, in quanto tale non sono mai stati in discussione perché era sempre il governo che c'era aborigine, diciamo. Ma allora voi avete garanzie riguardo alla questione dell'ordinanza del chi inquina paga, che la tranche giudiziaria anche di Fintecna sulla curatela eccetera, i circa 200 milioni che loro chiedono a Bagnoli Futuro, insomma, che questa tranche finanziaria sia coperta dall'impegno dei 270 del governo o che non risbuchi fuori da qualche parte nella come trattativa, perché la cifra è consistente, diciamo. Sì, grazie Fucillo. Innanzitutto una precisazione: noi il dialogo col governo lo abbiamo ogni giorno, sia ben chiaro. No, perché sennò passa sempre questa storia che siccome su una questione c'è un conflitto non c'è il dialogo col governo. Il dialogo col governo c'è, e per quanto si riguarda ci sarà sempre, non mancherà. Per il resto abbiamo fatto bene a ritornare sull'ordinanza, perché la verità è che questi soldi che oggi il Presidente del Consiglio dice quasi come regalo alla città, dice faccio un servizio alla città, faccio una cosa alla città, è qualcosa di assolutamente doveroso, perché quando in quell'ordinanza si dice chi inquina paga e in quel modo si commisura pure una cifra, è più o meno la cifra che ha indicato il Presidente del Consiglio ieri. Quindi è evidente che per poter cominciare seriamente la bonifica, finalmente il Presidente del Consiglio ha dovuto dire quello. Ma perché ha dovuto dire quello? Perché voi sapete perfettamente che quando le sentenze diventano esecutive, le sentenze vengono messe in esecuzione. E secondo voi l'amministrazione comunale di Napoli che cosa ha fatto? Ha attivato le procedure perché si mettesse in esecuzione quella sentenza. Quindi qua non ci troviamo di fronte a una resipiscenza, ci troviamo di fronte finalmente a un atto dovuto, necessitato. Dovuto lo era anche prima, adesso non hanno potuto fare altro che fare quello che hanno fatto. Hanno provato a un certo punto con l'articolo 33 di riuscire a raggiungere il minor danno possibile, cioè sapendo che dovevano pagare hanno costruito una norma per fare in modo che comunque la gestione di Bagnoli e quindi anche di chi dovesse dare quei soldi fosse nelle mani di chi alla fine è stato il responsabile di quello che è accaduto negli anni precedenti. E questa è l'operazione che noi abbiamo smascherato. La vera novità è questa: l'ordinanza, l'aspetto primigenio, e l'articolo 33 smascherato è l'operazione che è venuto meno. Tant'è che oggi registriamo la difficoltà del Presidente del Consiglio, al di là, ritornando a prima, l'ambiguità, che cosa è vero e che cosa è falso. Se noi pigliamo l'articolo 33, ecco, pigliamo queste due fotografie. L'articolo 33, iniziale soprattutto, primo conio, e le dichiarazioni di ieri del Presidente del Consiglio, sembra che prima ha parlato Renzi e poi, non so, la posizione nostra. Cioè sono due posizioni completamente diverse. Ecco perché è cambiato tanto in questo anno e mezzo. Questo è il tema. Bene, grazie.